Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. L'argomento di oggi è la sinusite. La sinusite, spesso confusa con il raffreddore, è un'infiammazione acuta o cronica delle mucose dei seni paranasali. Cosa sono i seni paranasali? Sono quattro paia di cavità naturali piene di aria, situate all'interno delle ossa del viso che circondano gli occhi, il naso e le guance. I seni paranasali comunicano tramite canali ossei con le cavità nasali, situate internamente al naso, importanti per il riscaldamento e la pulizia dell'aria inalata, grazie alla presenza del muco e delle ciglia. Contengono inoltre cellule specializzate nella percezione degli odori. I seni paranasali sono rivestiti da una mucosa respiratoria e hanno la funzione di amplificare la voce, far diminuire il peso delle ossa del cranio e aumentarne la loro resistenza in caso di colpi facciali. I seni paranasali sono quindi collegati al naso attraverso un orifizio detto ostio, comunicando così con l'esterno. L'infiammazione di questi seni paranasali è detta proprio sinusite. Quali sono le cause della sinusite? La sinusite è dovuta a qualsiasi tipo di infiammazione delle cavità paranasali, come raffreddore, rinite, di origine batterica, virale, allergica o causato da funghi. Presenza di polipi nasali o patologie di natura tumorale. Anomalie anatomiche come la deviazione del setto nasale o l'ipertrofia dei turbinati. In casi più rari può essere causata da un'infezione ai denti dell'arcata superiore non curata. Altri fattori di rischio possono essere il fumo, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, le immersioni subacquee e i viaggi in alta quota. Cosa succede ora? La mucosa dei seni paranasali si infiamma, aumenta di volume e provoca un restringimento dei canali di comunicazione con le cavità nasali. Si ha quindi un accumulo di muco nei seni paranasali che diventano l'ambiente ideale per la crescita di batteri. I germi possono aumentare la produzione di muco e ostacolare la normale respirazione. L'aria non riesce quindi a scorrere liberamente nelle cavità e si avrà un aumento di pressione che irrita le membrane e le rende più soggette a infezioni. Quali sono i sintomi della sinusite? Nel caso della sinusite acuta, la durata non è superiore a 2-3 settimane, mentre la sinusite cronica si protrae anche per alcuni mesi. I sintomi comuni sono quindi dolori al volto che interessa la fronte, la zona sopra e sotto gli occhi e la mascella. Rinorrea, noto anche come naso che cola. Si manifesta con una fuoriuscita di muco o pus dal naso. Febbre e tosse con catarro. Cefalea, ostruzione nasale e mal d'orecchio. Qual è la cura per la sinusite? La sinusite non deve essere trascurata, ma deve essere trattata correttamente per evitare complicazioni. Nel caso di sinusite batterica, vengono somministrati antibiotici,
mentre per la sinusite di natura allergica può essere consigliata l'assunzione di antistaminici. Rivolgetevi sempre a un medico che vi potrà consigliare anche dei lavaggi nasali o l'inalazione di vapore caldo come l'aerosol. Per ridurre l'infiammazione e quindi il gonfiore delle mucose vengono utilizzati degli antinfiammatori, mentre per alleviare i sintomi si usano i decongestionanti locali, somministrati con gocce nasali o tramite spray. Nei casi più gravi si ricorre a un intervento chirurgico per riaprire i seni paranasali. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.